vivere i Sandroni. I Sandroni erano due, tutti e due grossi evidentemente. L'unico che veramente si chiamava Sandrone tra i due era quello che viveva lì, ma non viveva dentro una baracca, bensì dentro una roulotte, d'un vecchio circo anteguerra nel quale lui ci aveva lavorato prima che scoppiasse la guerra. Sandrone scendeva da questa baracca con le ruote e si metteva sotto un ombrellone, sopra una sdraio. Sulla sdraio e sull'ombrellone c'era scritto Bagni Tritone Lavinio e si metteva a vendere roba cascata dai camion. Lui strillava: non ha roba rubata, è roba cascata dal camion. Museo Pasolini, da cosa nasce questa idea? Perché quando si pensa al museo si pensa ad un passato ormai archiviato definitivamente. Pasolini può ancora raccontarci qualche cosa? Beh, Pasolini è morto l'altro ieri praticamente, nel senso che rispetto a quella che è la storia, ma non soltanto dell'uomo, pensando di metterci dentro pure i cavernicoli, ma rispetto alla storia moderna, Pasolini è veramente morto l'altro ieri. Ma non si troverà il colpevole, poiché tutti avremo un movente, ma tutti avremo un alibi. E questo è stato il mio primo incontro con Pierpaolo Pasolini. Il mio Museo Pasolini è uno spettacolo, ma è anche veramente un museo. Non lo dico, è scherzo, nel senso che un museo è un dispositivo nel quale si mettono in fila delle cose e si suggerisce un percorso. Scusate, no, 57 pubblica soprattutto Le cene di Gramsci. Stroncato, Cene di Gramsci, Ragazzi di vita, dalla critica ufficiale del Partito Comunista. Carlo Sagnari scrive che nel 55 questo poeta, questo scrittore, scrive Ragazzi di vita, un libro che si capisce che è scritto da un borghese che gli fa schifo il popolo. Per questo lo racconta come popolato da mignotte, ladri, fancazzisti, eccetera. Nel 57, con le cene di Gramsci, è un pochino più clemente. Dice sì che è un poeta borghese, che si piange addosso, ma che comunque ha trovato una scrittura nuova. Perché, cari visitatori, cari visitatrici, tra il 55 e il 57 accade qualcosa. Che c'è? Il 56, evidentemente. Il 56. Invasione dell'Ungheria. L'esercito sovietico passa i confini, invade l'Ungheria, stronca nel sangue i tentativi di democratizzazione, di umanizzazione, come si scrisse, del socialismo reale. E tutti i partiti comunisti del pianeta sono a favore dell'invasione dell'Ungheria, tutti con pochissime eccezioni, ma proprio personali, tipo per esempio in Italia Giuseppe Di Vittorio, oppure Calvino, pure Calvino è contrario, straccia la tessera e scrive pure un telegramma di solidarietà a Giuseppe Di Vittorio, però i partiti comunisti del pianeta, evidentemente anche quelli occidentali, sono a favore dell'invasione dell'Ungheria. Quello era uno di quelli. E nel mio museo ci stanno cinque oggetti. Il primo oggetto è la prima poesia che scrisse Pasolini nel 1929 all'età dei 7 anni, è una poesia che abbiamo perso, ma sappiamo che l'ha scritta. Il secondo oggetto è il piccolo cimitero di Casarsa della Delizia in Friuli. Di Pasolini spesso si dice il poeta friulano, lui è nato a Bologna, ha studiato a Bologna, però è vero che è stato sepolto in Friuli, per cui in qualche modo la sua patria è più il Friuli che non tutto il resto d'Italia e del mondo. Il terzo oggetto, 1956, l'invasione dell'Ungheria, quindi la perdita di innocenza del Partito Comunista. Il quarto oggetto, 1969, 12 dicembre, la strage di Piazza Fontana, e l'ultimo oggetto fondamentale di questo museo immateriale, ma non per questo meno concreto, perché anche il patrimonio immateriale è tutelato dall'UNESCO, il quinto e ultimo oggetto è il corpo di Pierpaolo Pasolini. E se sappiamo qualcosa di Pierpaolo Pasolini oggi, la maggior parte delle persone sa che è morto, forse non ha letto neanche una poesia, non ha visto nemmeno un film, però che è morto, e che è morto in quella maniera disastrosa, lo sa buona parte dei nostri concittadini e vicini di casa. Una narrazione in diverse tappe, abbiamo esaminato molti oggetti, la tecnica narrativa è sempre quella, tanto per usare un paradosso, della scrittura orale. Quando io ero bambino tornavo a casa e mia madre si accorgeva sempre quando dovevo imparare la poesia a memoria, e infatti quando ho cominciato a fare l'attore mia madre mi diceva: ma come fai a fare l'attore, cioè, se non riesci neanche a imparare la poesia a memoria? E infatti questo è il mio problema, cioè uno dei miei problemi, e nel senso che non conosco
il testo a memoria, ma so quello che dico. Per cui l'oralità è anche questo, ma lo dico banalmente, se chiediamo ad un cuoco come si cucina la carbonara, la matriciana o la bagna cauda, visto che siamo insomma in Piemonte, in zona, ecco, non dirà quello che ha imparato a memoria, perché non lo sa a memoria, però c'ha una memoria. E quella memoria è una memoria di oggetti, di cose, di fatti, di vicende, di immagini. Ecco, questa è la mia memoria ed è, come dire, è quello che mi permette di fare uno spettacolo di 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, senza aver imparato neanche una parola a memoria, ma conoscendo a memoria i fatti. Grazie Ascanio. A voi. Nel 1926 hanno guardato l'era fascista, attentato a Mussolini. Mi fa ma scusa. È morto Mussolini. Ah, dico no, è morto Antonio Zamboni, quello che doveva sparare. E allora, questo colpo di pistola sparato da questo ragazzino di 15 anni, che nessuno sa se veramente è stato sparato, che ha fatto una traiettoria stranissima, è passato in mezzo alla folla, è passato nella camicia di Mussolini senza ferirlo, nel cappello a cilindro del sindaco, si è conficcato nella portiera della macchina, e l'unico che muore poi è quello che spara. Allora, lo vogliamo dire, per rispetto alla storia, che il 31 ottobre del 26 non è il giorno dell'attentato a Mussolini, è il giorno dell'uccisione di Antonio Zamboni, mi fa. E poi dopo che è successo? Dico, vabbè, dico, dopo lo sanno tutti quello che è successo. Entriamo nel pieno delle leggi fascistissime. Dopo il cosiddetto attentato a Mussolini, tutti i poteri vengono messi nelle mani di Mussolini, viene ripristinata la pena di morte, istituito il confino di polizia, e poi vengono arrestati i dissenzienti. Il primo ad essere arrestato pochi giorni più tardi è Antonio Gramsci, viene portato in tribunale. Michele Iscrò, il pubblico ministero, dirà di Antonio Gramsci: dobbiamo fare in maniera che questo cervello non funzioni per almeno 20 anni. Bravo, dice Alberto. E allora, secondo te, questo colpo che è stato sparato o non è stato sparato, ma che poi ha prodotto le leggi fascistissime, non ti pare che faccia parte, senza diventare complottisti, che faccia parte di una strategia che ha portato a quelle leggi? E come la vogliamo chiamare questa strategia? Strategia della paura, strategia del delitto, o ti garba di più chiamarla strategia della tensione?